Ciao a tutti! Oggi vi faccio un bel tag, almeno a me piace tantissimo, perché mette insieme due delle mie più grandi passioni, che poi sono anche le due passioni che danno vita a questo canale. Infatti oggi per Sabato Libri mettiamo insieme i libri al make-up. Questo canale nasce come canale di beauty e make-up. Poi ho sempre fatto anche altro, però di beauty makeup vi parlo tantissimo e ultimamente non potevo proprio non farlo. L'ho visto di recente sul canale di Claudia, Lise Legge, Lise Viaggia. Vi lascio sotto il canale e il video. Le ho scritto e le ho detto che l'avrei riproposto immediatamente e sono molto molto contenta di farlo. Cercherò di non dilungarmi troppo né sul makeup né sui libri, però farò quello che posso come sempre. Allora. Si tratta di 10 domande che vedono l'associazione di un prodotto di make-up con un libro. Dunque, partiamo. Primer, un libro che ti ha colpito e a cui hai continuato a pensare per molto tempo dopo averlo letto. Allora, innanzitutto partiamo dal prodotto di make-up, che in realtà non è un vero prodotto di make-up, ma è un prodotto che sta a metà fra il make-up e la skincare. Io non è propriamente un primer, ma si può usare come primer. È un prodotto di Kiehl's. Si tratta del Glow Formula Skin Hydrator. Vi ho portato questo prodotto perché è quello che porto di più nel quotidiano. Non ha un potere levigante o che faccia durare tantissimo il make-up, ma prepara proprio la pelle. La rende luminosa e leggermente dorata. Io oggi vi ho portato di make-up solo un prodotto per tipo e ho scelto tra i miei preferiti e me li sono messi tutti addosso, quindi questo ce l'ho come base per il fondotinta in questo momento. Un libro che mi ha colpita e a cui ho continuato a pensare per tanto tempo è un libro che vi ho citato 1000 anni fa e che mi ha proprio cambiata dentro. Io ricordo che mentre leggevo questo libro l'ho vissuto empaticamente e ho vissuto quasi indistintamente tutti i personaggi. Si tratta di Anne-Marie MacDonald, che è di Perdono. Questa è una scrittrice canadese che è scrittrice, sceneggiatrice e anche attrice. Io ho avuto la fortuna di poterla sentire parlare al Festival della Letteratura di Mantova del 2003. Quindi questo libro l'ho comprato e letto nel 2003. E l'ho amato profondamente. Si chiama Chiedi Perdono. È una storia familiare molto, molto, molto dolorosa, disperata. I personaggi sono tutti personaggi molto intensi e molto ambigui. È difficile prendere parte di qualcuno, ma vivono situazioni estremamente disperate. Vi leggo solo quello che c'è scritto qui dietro perché non vi voglio raccontare più di tanto, anche perché è un racconto, è una storia con tanta trama, oltre che tanto vissuto. Qui dice: una passione breve e bruciante, dalle immani conseguenze, le vicende di un'intera famiglia tra incesti e santità. Delitti e prostituzione, atrocità e prodigi su un fondo che sembra avere la sostanza tangibile e raggiante dei sogni. Questa breve frase dà l'idea di quello che troverete come contenuto, ma dà anche l'idea di quello che vi può trasmettere a livello di sensazioni anche attraverso la scrittura, che è una scrittura bella, densa, intensa, ricca ma giusta, non ampollosa. È un libro stupendo questo. Era andato fuori catalogo, ma adesso c'è di nuovo e io ve lo consiglio caldamente. Vi rimane stampato addosso. Io pianto leggendo questo libro, è bellissimo. Poi, fondotinta, il tuo classico preferito. Il fondotinta che indosso oggi, che è uno dei miei fondotinta preferiti, è questo fondotinta di L'Oréal, l'Infallible 24 ore Fresh Wear, che io ho in colorazione 20. Si tratta di un fondotinta dal finish naturale satinato, piuttosto coprente, per niente pesante, si sfuma velocementissimamente, si amalgama molto bene con la pelle. Ha un'estrema durata e veramente mi piace proprio tanto, 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 ne basta anche poco. E quindi insomma lo consiglio a chi ha esigenze tipo le mie, ovvero una adeguata coprenza,
che vada bene a uniformare anche rossori e imperfezioni sul viso e che non sia troppo pesante, troppo opaco, ma neanche troppo glowy e trasparente. Molto molto bello. Il mio classico preferito, qui invece ne ho due di classici preferiti, semplicemente perché ho il mio classico preferito dell'Ottocento e il mio classico preferito del Novecento. Ho fatto fatica, ne ho più di uno di classici dell'Ottocento preferiti, ma la summa, secondo me, del classico dell'Ottocento è Miserabili di Victor Hugo. Ve ne ho parlato fino a far venire la nausea, quindi non mi dilungherò certo ora. È un libro meraviglioso, un libro che parla di umanità, di tutti i suoi errori, di tutta la sua vita, è splendido. E per quanto riguarda il Novecento rispondo come ha risposto Claudia, ovvero con La Valle dell'Eden. È entrato dritto tra i miei cinque preferiti, sì, buongiorno, libri preferiti della vita e alla fine questi due libri si somigliano. Per niente, perché voglio dire, la trama è diversissima, ambientazione, non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma entrambi hanno a cuore la sorte dell'uomo. Quindi parlano dell'uomo, della possibilità di scelta, del peccato, dell'errore, della redenzione, della comunione sociale. Sono splendidi e non smetterò mai di consigliarveli. Poi, correttore. Un personaggio che non vorresti fosse mai esistito. Il correttore che indosso oggi e che uso molto spesso da quando ce l'ho e mi piace molto di più di quanto avrei immaginato è questo correttore in penna di L'Oréal. Si tratta del Accord Parfait Anti-Cerne Soin Yeux. Si tratta di un correttore che contiene una percentuale di acido ialuronico, quindi è molto idratante sulla zona del contorno occhi, ma non tanto da far sì che poi il prodotto vada in giro, si fissa bene. Ha una coprenza medio-bassa, ovviamente essendo questa tipologia di prodotto, ma non così bassa come altri correttore di questo tipo. Mi piace, illumina lo sguardo, lo rende sveglio, ripeto, non ha un'estrema coprenza, ma a volte, nonostante soffra di occhiaie piuttosto pronunciate, preferisco questo tipo di effetto. Dà lo sguardo più fresco e meno pesante rispetto a correttori più coprenti. Personaggi che non vorrei non fossero mai esistiti, no, nel senso che non mi è venuto in mente nessuno da abolire dalla storia della letteratura. Però c'è un personaggio che è in uno dei miei romanzi preferiti in assoluto che io non ho sempre mal tollerato e si tratta di Lucia dei Promessi Sposi. Lucia, allora, ovviamente va tutto contestualizzato, dobbiamo riferirci all'idea che Manzoni e quelli della sua epoca avevano del ruolo della donna, ma anche al fatto che I Promessi Sposi è un romanzo storico, quindi oltre che essere stato scritto nell'Ottocento, tratta di avvenimenti del 1600. Per cui, insomma, non possiamo pretendere figure di donne troppo forti, indipendenti, scaltre, eccetera, eccetera. Però Lucia è proprio un'ameba, nel senso che si fa vivere, si fa trasportare, non prende una decisione e posso capire che non prenda una decisione, ma non propone neanche delle soluzioni, si lascia in balia di Dio e della provvidenza, che è il tema dei Promessi Sposi, quindi vabbè, anche qui si può dire fino a un certo punto, però è proprio estremo questo atteggiamento di Lucia nel farsi lasciar vivere in un certo senso. Ma soprattutto quello che non ho assolutamente apprezzato è il corrispettivo per quanto riguarda Lucia della notte dell'innominato, per quanto riguarda l'innominato. Quando Lucia viene rapita, in quella famosa notte in cui l'innominato ritrova Dio, ritrova la bontà e decide poi di liberare di fatto il mattino seguente Lucia. Lucia prega e fa un voto alla Madonna, per cui promette che di rinunciare al matrimonio con Renzo se la Madonna gli avesse concesso la libertà. Io, fin dalle prime volte che lessi I Promessi Sposi a 14 anni, ho trovato questo voto estremamente egoistico. Perché alla fine, per salvarsi la pelle, sì.
rinuncia alla cosa che ha più cara, ovvero il suo fidanzato, però fa sì che anche lui debba rinunciare a lei. In un certo senso interviene sulla vita della persona che ama, procurandogli un futuro dolore per salvarsi la pelle. Non è un atteggiamento, secondo me, molto cristiano. Tant'è che Fra Cristoforo la scioglierà da questo voto, proprio perché considerato nullo per il fatto che coinvolge un'altra persona. Io proprio Lucia non l'ho mai amata. Poi, Cipria, il finale perfetto di un libro. La mia Cipria preferita, che mi segue anche per il make-up, non ne potrà più sentir parlare, è quella di Nabla, della linea Close Up. Si tratta della Smoothing Pressed Powder in colorazione light. È la cipria che amo di più sulla faccia della terra, burrosa, cremosa, levigante, opacizza il giusto, ovvero toglie il lucido, ma non toglie luminosità al viso, non fa strato, non entra nelle rughette. Perfetta anche per chi ha una pelle matura, anche per chi non ama la cipria. La amo alla follia. Un finale meraviglioso. Ci ho pensato a lungo perché io leggendo diversi thriller o gialli, ho in mente dei finali stupendi in quel genere, perché ovviamente un buon giallo, un buon thriller, non dico che punta tutto, ma insomma, il finale in quel tipo di libro deve essere qualcosa che ti lascia a bocca aperta, ma che non ti imbroglia. Allora ho deciso di evitare il genere e mi è venuto subito in mente il finale di 4321 di Paul Auster, che è stato anche questo uno dei miei libri preferiti del 2020. Si tratta della storia di un bambino, un ragazzo uomo, Archie Ferguson, declinata in quattro possibilità di vita. Già di per sé l'idea, la struttura è molto interessante, il libro è scritto benissimo. Archie Ferguson è un personaggio a cui ci si affeziona moltissimo. Ma il finale è una di quelle cose che quando ci arrivi, parlo delle ultime 3-4 pagine proprio, fai così, perché va a chiudere tutti i cerchi. Ci ho trovato il Paul Auster di Trilogia di New York, molto più comprensibile, meno postmoderno, ma con quella volontà di andare a chiudere tutto. A me è piaciuto tantissimo, tanti l'hanno trovato un po' ruffiano perché effettivamente strizza l'occhio al lettore questo finale, è un finale che ti prende lo stomaco, però non arriva così d'amblé, ecco. In tutto il racconto delle vite di Archie Ferguson abbiamo tanto sentimento. Abbiamo questo ragazzo alla perenne ricerca dell'amore. E abbiamo anche una chiusura che, detta così, può sembrare una chiusura romantica, non lo è, ma è una chiusura umana, anche qui bellissima, a mio avviso. Poi, Ombretto, il personaggio più ombroso, il tuo antagonista preferito. Allora, vi ho portato la mia palette occhi preferita in assoluto, che è quella che ho utilizzato per il trucco di oggi. Si tratta di Anastasia Beverly Hills Palette Jackie Aina. Io oggi ho utilizzato tra i miei ombretti preferiti della palette. Sulla palpebra mobile ho questo duochrome stupendo. Come transizione ho usato questo, nella piega più bassa ho usato questo. Ho usato questo marrone scuro per l'angolo esterno dell'occhio e come punto luce questo colore. È una palette straordinaria, è la palette che si avvicina in assoluto di più al mio gusto come palette colori, come consistenze, come texture, è stupenda. Io riesco a utilizzarla per fare trucchi da giorno, trucchi da sera, anche trucchi eccentrici e trovo facilissimo creare abbinamenti con questo range colori. È in assoluto la mia palette preferita, anche come qualità. E dunque il mio personaggio preferito antagonista, personaggio più ombroso. Allora, siccome ho risposto in altri tag in merito agli antagonisti, personaggi cattivi preferiti, ho voluto scegliere più la parte di questa domanda che si riferisce alle ombre, quindi personaggi ombrosi. E me ne sono venuti in mente due e mentre li pensavo mi sono accorta che si somigliano tantissimo l'uno con l'altro e parlo di Frollo, l'arcidiacono del famoso Notre Dame de Paris di Hugo e di Jasper,
che è il maestro del coro della cattedrale del paese inventato da Dickens per il mistero di Edwin Drood, che però si rifà alla cattedrale di Rochester. Allora, partiamo da qui. Conoscerete tutti Frollo. Anzi, parliamone insieme. Cos'è che accomuna questi due personaggi? Entrambi sono personaggi nati e educati nell'alveo della religione cristiana. Entrambi personaggi molto molto rigidi, sempre dediti. Come dire, nati come dediti allo studio, ma entrambi molto oscuri. Frollo ha una grandissima attrazione verso l'alchimia, la magia. Jasper è un frequentatore assiduo di fumerie doppio. Entrambi si muovono in ambienti molto notturni, entrambi hanno turni sia per davvero che notturni dell'anima, ed entrambi hanno un ruolo nella società ufficiale di persone benevole, di persone che hanno in mano un po' la cultura religiosa del ruolo che rivestono, ma entrambi nascondono segreti. Entrambi nutriranno una ferocissima ossessione per una ragazza molto giovane che li porta alla violenza, al delitto, a rinunciare a tutti i propri ideali, a comportarsi in maniera doppia ed agire di notte come criminali. Si somigliano veramente tantissimo e questi sono personaggi ombrosi perché capaci di incredibile violenza, ma profondamente combattuti nel loro intimo e estremamente diversi dal ruolo che rivestono nella società. Entrambi personaggi straordinari a livello letterario. Poi, eyeliner, un libro oscuro o misterioso. Allora, io porto poco l'eyeliner, se lo uso questo di L'Oreal. Si tratta del Matte Signature che ha un finish matte, ha il pennellino in setole, è molto facile da applicare, ha un tratto bello continuo, un bellissimo finish matte, mi piace molto. Ma se l'eyeliner lo porto poco, non c'è trucco in cui non usi una matita. Ho scoperto di recente questa matita di Kiko, non la linea perché la conoscevo già, ma il colore. Si tratta delle Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl. Questa è la numero 13 ed è la matita che indosso nella rima interna e poi sbavata sotto la rima dell'occhio. Mi piacciono molto perché sono una giusta via di mezzo fra la matita, diciamo da segno grafico, perfetta per le rime interne, e la matita un po' più morbida da sfumare. Dura tanto, il colore è stupendo. È un mocha bello scuro che mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Libro oscuro, o misterioso, anche quei due, i due ultimi che vi ho citato, potrei annoverarli. Ma cosa c'è di più oscuro e misterioso di Drood? Avrei potuto anche citarvi dei romanzi dell'orrore, ad esempio, ma nei romanzi dell'orrore l'orrore è più esplicito. Qui siamo di fronte a un romanzo contemporaneo, ma gotico a tutti gli effetti. È oscuro e misterioso perché il personaggio intorno a cui si svolge la vicenda è ammantato da enorme mistero, non si capisce neanche fino alla fine se esista o meno, se sia frutto delle menti dei due protagonisti, e parliamo di Charles Dickens e Wilkie Collins, se sia la propaggine di una loro comune ossessione, se sia la personificazione della loro ossessione l'uno nei confronti dell'altro, parliamo di gelosia, di invidia. Oppure se effettivamente esista questo personaggio misterioso, sinistro, dalle origini quasi sconosciute, ma sicuramente orientali, che è capo di una sorta di setta che detiene con la conoscenza in un certo qual modo, ambientata, cioè che vive nelle fogne di Londra. Il libro è
misterioso e cupo per tutte le ambientazioni che sono quasi tutte notturne, nella Londra vittoriana poverissima. E abbiamo delle descrizioni della Londra vittoriana che tra l'altro corrispondono a verità, era davvero così, della Londra povera che sono veramente molto inquietanti. Questo romanzo suscita dalla prima pagina profonda inquietudine, poi è tantissimo altro e ve ne parlerò, però insomma che sia cupo e misterioso non ci sono dubbi. Poi Mascara, un libro lungo. Allora, il Mascara che sto usando più volentieri da qualche mese a questa parte è questo di L'Oréal, si tratta della Revolume Mega Mascara, mi fa impazzire, mi dà volume, lunghezza, non si sgretola. Mi piace tantissimo la formula, molto morbida e mousse, mi piacciono anche le setole, mi fa impazzire tantissimo, mi piace. Libro lungo, ne ho una caterva nella libreria, non sono stata a prendervi perché Il Conte di Montecristo, Martin Chuzzlewit di Dickens, che sono circa 1400 pagine, Guerra e Pace, boh, ne ho tanti. Lo stesso I Miserabili che ho qui, insomma, sono tanti tanti libri lunghi che ho. Lo stesso 4321 di Paul Auster è gigantesco. Ne ho tanti, però voglio farvi vedere i prossimi due mattoni che leggerò. Quando parlo dei prossimi che leggerò, intendo nei prossimi mesi. Uno ve l'ho mostrato nell'ultimo book haul ed è Shantaram. Tra l'altro mi avete scritto in tantissimi nei commenti al video, ma anche su Instagram, anche su Facebook, che siete tutti innamorati di questo libro e non vedo l'ora di leggerlo. Si tratta di circa 1200 pagine, ma vi voglio citare un libro che io ho da tantissimissimo tempo. Vi dico solo che me l'aveva regalato il mio ex compagno. Parliamo del 2001-2002. Lui l'aveva letto, poi mi è rimasto in casa perché quando poi alla fine ci siamo lasciati, convivevamo. C'è chi si divide i mobili, io il cane, non ci siamo divisi i libri, è stato veramente difficile. Questo mi è rimasto perché me l'aveva regalato ed è di William Gaddis, Le perizie. È un romanzo in due volumi che ha nel complesso 1660 pagine circa, però non sono scritte piccole piccole. È abbastanza leggibile e come tipologia di romanzo deve essere molto avvincente. Si tratta di uno scrittore americano che scriveva negli anni 50. Questo libro è uscito nel 55 ed è stato considerato a lungo il padre della letteratura americana contemporanea, però si è un po' dimenticato, se ne è parlato davvero poco. Vi voglio leggere cosa c'è scritto qui dietro perché capirete perché ho tantissima voglia di leggerlo ed è proprio arrivato il suo momento. Allora, uscito per la prima volta nel 1955, questo singolare romanzo, unanimemente riconosciuto dalla nuova generazione di narratori americani come un modello insuperato di energia creativa e intelligenza critica, si presenta come una formidabile e allucinata antologia delle falsificazioni del mondo moderno. Tutti i suoi interpreti sono falsari, da Wyatt, specializzato in contraffazione di pittori fiamminghi, al mercante Rectal Brown, al critico Krenner, impudente spacciatore di giudizi insinceri, al falsario di monete Sinisterra. Attraverso gli Stati Uniti, la Francia, la Spagna e l'Italia, Gaddis, insegue i suoi personaggi in una febbre di mistificazioni che illumina la sua tragica nozione della vita americana, incarnata nell'impossibilità di essere autentici in un mondo in cui il plagio è una regola di vita. Delitti di ogni genere e tortuosi amori si succedono, si aggrovigliano e amalgamano, dando vita così a un impressionante tour de force narrativo in cui si specchiano i vizi di un'epoca, ma anche i suoi attimi di bellezza e di luce, effimeri, ma non per questo meno seducenti e irresistibili. Vabbè, cioè mi verrebbe voglia di spegnere la videocamera in questo momento e iniziare a leggerlo, cosa che non farò perché ho prima degli altri libri che voglio leggere. Sono i dilemmi di noi lettori, ma arriverà presto il suo momento, spero prima dell'estate. Poi,
blush, un libro su un'ossessione. Il blush che ho indossato oggi, uno dei miei blush preferiti, è questo blush di MAC, che è un finish Sheerton e si chiama Sunbask. È un color biscotto bronzato, leggermente dorato. Dà tantissima luce, lo trovo semplicemente straordinario. Ottima la durata, nei blush di MAC piacciono tutti. Allora, un libro su un'ossessione, non posso che recitarvi Drood, perché Drood, il personaggio Drood, per Wilkie Collins e Dickens, diventa in questo libro una vera ossessione che va a cambiare e modificare completamente la vita, la mente e il cuore dei due personaggi, specialmente di Wilkie Collins, quindi non posso non citarvelo. E un altro libro che ho appena finito di leggere, quindi non vi dico molto, perché io appena finito di leggere un libro non sono molto in grado di staccarmene emotivamente, di essere lucidissima per parlarne, quindi ve ne parlerò meglio a fine mese. Si tratta di Meyer Levin e Compulsion, famosissimo true crime che ricostruisce un delitto accaduto veramente. Due ragazzi molto molto ricchi, uno di 18 e uno di 19 anni, a Chicago uccidono un ragazzino di 14 anni per compiere il delitto perfetto, o almeno questo è quello che si raccontano. Il metodo di narrazione che utilizza Meyer Levin è quello del romanzo storico. È una ricostruzione romanzata, nel senso che ha deciso di cambiare i nomi dei personaggi proprio perché l'ha scritta come un romanzo. Avendo lui immaginato sentimenti e pensieri dei personaggi, ha preferito cambiare loro il nome, ma sono assolutamente riconoscibili, si riferisce a loro. Tutti gli altri dati invece sono storia. Tra l'altro, Meyer Levin era il giornalista, che è il narratore di questa storia, quindi che ha seguito gli eventi dal ritrovamento del cadavere fino alla fine del processo. Il libro è diviso in due parti. Nella prima parte seguiamo i due assassini prima che vengano scoperti, e nella seconda parte abbiamo il resoconto del processo. C'è una profonda attenzione alla psicanalisi che nasceva in quel periodo, non ve l'ho detto. Il libro è uscito nel 1956, ma gli avvenimenti sono risalenti al 1924, quindi diciamo questa novità, che era la psicanalisi, che era una novità in senso assoluto, ma soprattutto utilizzata in un processo in relazione alla problematica giuridica della capacità di intendere e di volere, qui analizzata benissimo. È un romanzo, voglio chiamarlo romanzo perché la sensazione è proprio quella di leggere un romanzo veramente, veramente stupendo. Perché parla di un'ossessione? Perché i due ragazzi erano ossessionati, specialmente uno, dall'idea nietzscheana del superuomo. Perché loro uccidono? Perché possono. Perché il superuomo è oltre la legge umana. Questa perlomeno è diciamo, la loro ragione teorica, quella che si danno, ripeto, specialmente uno, che già di per sé è un'ossessione, ma la vera ossessione, le vere ossessioni sono tante. Il rapporto tra questi due ragazzi è un'ossessione, il rapporto che ognuno di loro ha con se stesso è un'altra ossessione, ma ripeto, ve ne parlerò meglio. Poi, Illuminante, un libro che illumina la tua giornata. A me qui non è venuto in mente un libro, mi è venuto in mente un autore. Se io dico Dickens, se io leggo una pagina di Charles Dickens, io sono felice. Sono felice qualsiasi cosa abbia scritto in assoluto, perché certo anch'io ho i miei preferiti, riconosco che alcuni libri sono più migliori di altri per me. Però a me piace proprio come scriveva, mi piace la sua sensibilità nei confronti dell'essere umano e come lo tratta, mi piace la sua vena veramente super intelligente, intuitiva, empatica, critica, sarcastica. Ficcante, fulminante, cioè per me Dickens aveva una penna incredibile e per me dire Dickens è dire gioia. Lipstick, il tuo bacio. Ah, però non ti ho detto che è illuminante. Illuminante, che il mio preferito è quello che indosso, è Ozone degli Skin Glazing di Nabla. È stupendo perché dà un effetto molto bagnato al viso e non metallico, e io lo amo alla follia. Lipstick, il tuo bacio preferito in un libro. Ragazzi, non avete idea.
di quanto tempo io ci ho messo a farmi venire in mente qualcosa. E mi sono resa conto che tutte le coppie che io incontro nei libri sono coppie di disadattati, di gente o che si odia o che è profondamente disturbata. Si tratta di relazioni che finiscono malissimo, alcune addirittura delittuose. Cioè, veramente, io non amo il romanzo rosa, io spesso incontro relazioni d'amore nei romanzi che leggo, ma davvero, cioè, ho veramente fatto fatica. Poi mi è venuto in mente un libro che in realtà ho letto di recente, anche di questo vi ho già parlato. Si tratta di Jamaica Inn di Daphne du Maurier. Anche in questo libro, come in altri della du Maurier, c'è una relazione amorosa fra due ragazzi giovani, ma non ha niente a che fare con la relazione da romanzo rosa, pur essendo una passione piuttosto prepotente tra questi due giovani. È bellissimo un bacio che loro si scambiano a circa tre quarti del libro, perché è proprio il bacio di due ragazzi. È il bacio di due ragazzi che si concedono alla loro pulsione, alla voglia di toccarsi, alla voglia di essere vicini. Non c'è niente di artificioso, niente di iperromantico, ma neanche niente di troppo sessualizzato. È proprio come un bacio tra due ventenni che si stanno scoprendo, che stanno scoprendo l'amore l'uno per l'altro. Ovviamente, come succede spessissimo nei romanzi, verranno separati per una parte del libro e poi si ritroveranno alla fine. E anche il finale della loro relazione è molto anomalo. Cavolo, ho paura di dirvi troppo. È anomalo nel senso che il comportamento di lui e il comportamento di lei sono comportamenti molto moderni per l'epoca in cui ho inventato il libro, ovvero a fine dell'Ottocento, ma non sentite la forzosità del loro comportamento rispetto al romanzo storico. Sono coerenti con loro stessi. Sono quei ragazzi che si sono baciati sotto l'androne dopo una fiera. Sotto un androne dopo una fiera e che si amavano profondamente. Finisce come è iniziato il loro amore, cioè continua come è iniziato il loro amore in maniera spontanea, è veramente bella. Per fortuna chiudo il video con una nota gioiosa. Io qua sotto vi lascio i libri che ho citato, i prodotti make-up che vi ho mostrato e anche tutte le domande del tag. Se qualcuno lo volesse ripetere, mi farebbe tanto piacere, eventualmente fatemelo sapere. Come sempre, vi ringrazio tantissimo. Saluto Claudia che mi ha ispirato questo video. Vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!